Ciao a tutti e bentornati su Pro Kitchen. Io sono Luca Di Martino, il vostro chef. Oggi, a grande richiesta vostra, facciamo un dolce facile, veloce e strepitoso, la cheesecake. Andiamo! Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono limone, lamponi, burro, panna, zucchero a velo, formaggio spalmabile, biscotti, sale e gelatina per dolci. La prima cosa da fare è sciogliere il burro. Potete usare tranquillamente il microonde. Potete farli anche a mano. Io preferisco usare questo attrezzo da cucina. Bisogna frullare i nostri biscotti. Vedete come sono belli polverizzati? Adesso io aggiungo un pizzico di sale perché mi piace questo contrasto tra dolce e salato, soprattutto nella base croccante. Prendiamo il burro sciolto e lo mettiamo al suo interno. Ora, con l'aiuto di un cucchiaio, lo amalgamiamo bene. Il burro farà da legante in questa ricetta, quindi darà la consistenza giusta per fare la base del nostro cheesecake. Io ho preso uno stampino piccolo. Andiamo a inserire il nostro biscotto. E adesso lo dobbiamo pressare bene. Io vi consiglio di dare prima una forma vaga con il cucchiaio e poi di aiutarmi con un batticarne. E adesso lo andiamo a mettere in frigo per almeno 20 minuti. Prendiamo la nostra panna e iniziamo a far montare. Prendiamo il nostro formaggio, lo mettiamo in una ciotola e andiamo a inserire la panna che abbiamo montato. Mettiamo a bagno la nostra colla di pesce in acqua fredda, mi raccomando. Nel frattempo prendiamo un pentolino e gli mettiamo un pochino di panna. Accendiamo il fuoco. Deve arrivare quasi a bollore, quasi. Vedete che sta facendo delle bolle? A questo punto possiamo spegnere e toglierlo dal fuoco. Adesso prendete la vostra gelatina e la strizzate bene e la mettete dentro alla vostra panna. Adesso uniamo il nostro zucchero a velo. Mettiamo dentro la nostra panna con la colla di pesce e andiamo a amalgamare tutto insieme, piano piano all'inizio, mi raccomando. A questo punto, visto che a me non piace usare la panna acida, mettiamo un pochino di limone, ma giusto un 15-20 gocce. Questo lavoro vi conviene iniziarlo con un leccapentole e poi utilizziamo una frusta. Vedete? Che comunque ha struttura, però è molto soffice. Dopo 20 minuti questo è il risultato. Io utilizzo della carta forno a mettere all'interno, perché adesso dobbiamo andare a mettere il ripieno. Mi conviene stenderlo un po' con sempre il dorso del cucchiaio. Una volta arrivati a questo punto, andiamo a rimetterlo in frigo. Facciamo riposare altri 20 minuti. Adesso prendiamo l'altro foglio di gelatina e lo mettiamo a bagno, sempre in acqua fredda. Adesso mettiamo una pentola, accendiamo e buttiamo giù i nostri lamponi. Mettiamo anche dentro lo zucchero a velo. Aggiungiamo anche un pochino d'acqua, così aiutiamo la cottura. Vedete come inizia a colorarsi? Questi si devono rompere tutti in maniera naturale. Perfetto, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Adesso i nostri lamponi vanno frullati. E adesso andiamo a setacciare il nostro composto. Ora prendiamo la nostra colla di pesce, la strizziamo bene e la mettiamo all'interno. E adesso la lasciamo sciogliere. Adesso che si è sciolta bene, la dobbiamo lasciare raffreddare a temperatura ambiente. La nostra gelatina si è raffreddata e adesso andiamo a spalmarla sul centro. E adesso bisogna lasciarla riposare per almeno 4-5 ore in frigorifero. L'abbiamo fatta riposare una notte intera e questo è il risultato. E adesso andiamo ad aprirla. Adesso aggiungiamo una piccola decorazione. Io mi sono tenuto tre lamponi da parte ed ecco qui la mia cheesecake. Ed eccoci arrivati al consueto momento dell'assaggio. Molto molto buona. Mi piace tanto perché c'è quella nota di fresco del limone e l'acidità del lampone che si sposa molto bene con la cremosità del formaggio. La cosa pazzesca poi è ogni tanto quel pezzettino di sale che ti arriva in bocca che fa parte del biscotto. Molto 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 buona. Ragazzi, come al solito, io vado avanti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!